Ecco qua, sempre a mangiare patate, patate e patate. Una volta ti chiedo... patate non mangia mai. Sì, ma io ti ho domandato poi se tu hai detto no, ti sei dia. Ti ho domandato fai dei cani e no, ti sei dia a cucinare. Ti dico mangiamo a casa, noi ne andiamo a chiedere sempre a mangiare ne fuori. Voglio panino, non vuoi la patata, vuoi chissà e vuoi chiedo. Tu me la sei sempre scontento e non va bene. No, sei tu, tu sei scontento sempre. Perché se ti porto al Teatro Massimo ti arrabbi, se ti porto in via Macqueda ti arrabbi, non ti sta niente, tu che vuoi dalla mia vita, esattamente dalla mia vita che vuoi? Che fai la moglie, quella esemplare e quella giusta, non devi fare come le altre mogli, che vanno e non cucinano, non stirano, non fanno i doveri conugali, cioè io sto sognando, ma dovete sempre patate, ora patate con 2 euro e ne avremo il lasso, giusto? E chi sto a mangiare io per stasera? Però scusa, tu dici che non abbiamo soldi, che io spendo soldi. 2 euro stiamo mangiando. Con 2 euro, però mi domani 500 euro a settimana per i manicure, 500 euro a settimana per venire da cattare la borsa, i pantaloni, i vestiti, i scarpe. Quando dici tu finisci, non ce la faccio più. Vabbè, finiranno prima o poi, no? Finiranno. Quando finiscono, arriva l'altro stipendio mensile. E io pronta a finire anche quello. Comunque, tu che ami tanto la patata, ti consiglierei di approfittare se non mangio anche questa e questa sera non ceni. Ma accontentare allora il sabato. Questa va al convento, o questa o niente patata. Casa Libas, Alfredo Libas, Laura Vega, alla prossima.